E ora parliamo di Minnie Minoprio che si è reinventata come cantante jazz. Vito Marinelli. 40 anni fa si presentava così, maliziosamente svampita, gambe chilometriche, svestita troppo, considerati i tempi. Per lei ci furono anche interpellanze parlamentari perché considerata eccessivamente sexy nella stagione del varietà televisivo. Virginia Anne Minoprio, in arte Minnie, contribuì non poco a turbare i sogni degli italiani post-boom economico, fino a diventare un'icona del piccolo schermo in bianco e nero. Ed eccola adesso in versione cantante di Charleston, le gambe giustamente coperte da un abito lungo, ma la voce è rimasta intatta, prorompente e squillante come le vere artiste di jazz. Nostalgia del periodo della televisione in bianco e nero. Ballo, delle cose, beh, cioè, tutto finisce. Insomma, mi piaceva moltissimo, avevo studiato danza, speravo di fare la ballerina classica, invece sono stata rapita dallo spettacolo moderno. Ad invitarla il Jazz Club Bari nel lungo cartellone di concerti ed esibizioni in programma fino ad aprile. Il prossimo appuntamento è per martedì prossimo 21 gennaio con l'incontro tra il sax di Rosario Giuliani e la tromba di Fabrizio Bosso. Ed è tutto.